una campagna per promuovere la cultura dell'incontro attraverso la condivisione del cammino di migranti e rifugiati, per cercare di far fiorire l'amore al di sopra della disperazione. È stata questa l'intenzione di Caritas Internationalis nel promuovere il progetto Share the Journey, condividiamo il viaggio, lanciato ufficialmente mercoledì da Papa Francesco al termine dell'udienza generale. Con il vostro impegno quotidiano, voi ci ricordate che Cristo stesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle migranti e rifugiati con le braccia, come? Con le braccia ben aperte, accogliere. Proprio così. Com'era? Con le braccia ben aperte, così. Pronte, quando le braccia sono aperte, sono pronte a un abbraccio sincero. A un abbraccio affettuoso, un abbraccio avvolgente, un po' come questo colonnato in piazza che rappresenta la Chiesa Madre che abbraccia tutti nella condivisione del viaggio comune. L'iniziativa, segno di una Chiesa che cerca di essere aperta, inclusiva, accogliente, è stata presentata sempre mercoledì ai giornalisti in Sala Stampa Vaticana dal Cardinale Luis Antonio Tagle, Arcivescovo di Manila e Presidente di Caritas Internationalis, da Bekele Moges, Direttore di Caritas Etiopia, e da Suor Norma Pimentel, Direttrice di Catholic Charities di Rio Grande Valley, negli Stati Uniti, al confine con il Messico. Quando accogliamo, lo facciamo nei confronti di una persona e noi siamo una persona che accoglie. Va prima di tutto cambiata la visione, il modo di vedere le cose. Questo non è un pericolo, ma è una persona umana, è un fratello, è una sorella. Nell'incontro mi posso rendere conto anche che i suoi sogni sono i miei sogni, i suoi problemi sono i miei problemi. E quindi possiamo fare un cammino condiviso. Possiamo cominciare ad accogliere e condividere il viaggio, perché condividiamo la stessa condizione umana. Ma dobbiamo prima di tutto cambiare visione e mentalità. A livello mondiale, Share the Journey è un modo bellissimo per aumentare la consapevolezza circa l'importanza di accogliere quanti non abbiamo mai incontrato, per avvicinarci a loro e aiutarli. Per esempio, nel posto dove vivo e da dove vengo, in Texas, proprio alla frontiera con il Messico, accogliamo le famiglie che hanno viaggiato per molto tempo, talvolta per settimane o mesi. Ci sono mamme, bambini neonati e abbiamo l'opportunità di abbracciarli, di accoglierli e di dire loro che siamo con loro, che la loro vita è importante per noi, perché sono persone che hanno tanto sofferto e superato grandi ostacoli e hanno tanta paura che i loro figli a casa non avranno la possibilità di partire perché temono che verranno uccisi, quindi osano fare altri viaggi. E così abbiamo la possibilità di aprire le braccia e di dire loro «Bienvenidos», sa, e che ci importa di loro e che vogliamo poterli aiutare. In Africa l'immigrazione è una questione complessa. Ci sono molti che in questo momento lasciano il mio paese, l'Etiopia, soffrono e muoiono. Si tratta di una sfida sia per il paese da dove vengo, sia per i paesi che li accolgono, dove vengono ospitati. Le migrazioni non devono essere la prima scelta, devono essere una delle opzioni. E questa è la percezione di molti africani, in quanto, sa, l'Africa è un continente che origina migrazione, ma anche che la ospita. A presentare questi spazi di incontro per promuovere un'educazione pubblica anche Oliviero Forti, responsabile dell'Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana, e Michel Roy, segretario generale di Caritas Internationalis. L'impegno di Caritas Italiana in questa campagna è un impegno attivo, convinto. Da anni siamo impegnati
nell'accoglienza e tutela dei cittadini che spesso fuggono forzatamente dai loro paesi. Quindi siamo qui per ribadire questo impegno che oggi è stato presentato al Santo Padre attraverso la testimonianza di alcuni beneficiari di un progetto, Rifugiato a casa mia, che vede parrocchie, famiglie italiane ospitare queste persone. Lo farà anche nei prossimi mesi con il corridoio umanitario che stiamo aprendo con l'Etiopia. Quindi una testimonianza diretta di cosa significa oggi accogliere, cosa significa aprire, come ci ha ricordato il Santo Padre, le braccia all'accoglienza, che rimane uno degli aspetti cruciali di questa grande vicenda umana che sono le migrazioni contemporanee. Quando una persona incontra un'altra persona migrante, in quel caso gli occhi cambiano, no? C'è come una barriera mentale che cade e si apre il cuore, perché il migrante è una persona che ha sofferto tanto. Quando spiega la sua storia, quando si apre, non può rimanere chiuso così, no? E allora l'incontro permette di cambiare se stesso, però anche il migrante cambia, no? Perché la speranza cresce. E dobbiamo pensare in un mondo dove, come tutti, siamo figli di Dio, no? Siamo fratelli, sorelle. Dobbiamo pensare in un mondo che sia una famiglia vera. Penso che come cristiani questo è il nostro obiettivo, è fare che le relazioni tra le persone, specialmente quelle che soffrono, deve essere una relazione positiva, una relazione amorosa, si potrebbe dire.